Pogliani, universo Royal Enfield con Gloria che si infila in tutti i video, si Io caccia dentro. sono peggio del Perché? prezzemolo. Come mai sei qua? Non ti ho mai beccato il Royal Enfield. Vero? Mai. Però mi piaceva l'idea di presentarti e Sì? presentarvi il nuovo referente appunto di Royal. Così finalmente per Royal non vedete più me, perché ormai vi sarete anche un po' rotti le scatole di vedere sempre solo me. Quindi sul discorso Royal, adesso a parte gli scherzi, vi presento Fabio, che appunto poi è lui Va il bene. referente e il collega che troverete sempre in Royal. Sa tutto, quindi chiedete tutto a lui, io me ne Va vado. bene, faccio io il primo che chiede tutto a Fabio, che è Bravissimo. agitato. Ha detto: Fabio, guarda che proprio qui siamo super in famiglia, per cui super tranquillo. Fabio, ciao, benvenuto. Ne Grazie. Ciao Gloria, ciao. Ciao Gloria, torna presto. Fabio, questo Ciao. è una bottega, la chiamo bottega perché mi piace tantissimo il gusto che si respira in questo ambiente, che è proprio super British, super Royal Enfield, come doveva essere, l'avete fatto, bellissimo. Sì, ovviamente lo stile che British che c'è dietro al marchio ovviamente traspare non solo dalle moto, ma dal brand che in via trasversale si esprime nel negozio, nell'abbigliamento e negli accessori delle motociclette. Chiaramente lo stile, come ho detto, è protagonista da sempre della proposta Royal Enfield, e questo in particolare è proprio il primo store ufficiale in Italia dedicato al marchio. Vedo che hai tantissime moto in salone di esposizione, e questo è bello perché magari una combinazione di colori, ad esempio, è la prima volta che vedo La questa nuova Scram. colorazione, molto molto bella, ed è importante perché vieni qui e dici, arrivi magari con un'idea, poi invece ti rendi conto che c'è una che ti piace di più, no? Per cui. Sì, guarda, in realtà racconto un aneddoto. Le moto sono tutte bellissime, ovviamente di anno in anno escono nuovi modelli, nuove versioni, quindi il negozio è sempre più pieno di nuove moto, di nuovi modelli. Proprio parlando di colori, che sono tutti in realtà azzeccatissimi, bellissimi e molto appariscenti, è spesso un oggetto di lunga, Meditazione esatto, da perché fare. per assurdo sono moto che per fortuna stanno andando molto bene, il mercato ne è saturo perché stanno veramente partendo tante Royal dal negozio, quindi è più difficile forse scegliere il colore che il modello, Lo giusto capisco, per perché dici la noi. piglio così, ma cavoli, però quella là azzurra, no? Con la Mi stripe. succede spessissimo, È assolutamente. bello, è una bella questione. Senti, questa nella fattispecie me la spieghi perché è la prima volta che la vedo. Sì, è la nuova Scram. La piattaforma su cui si basa è l'Himalayan. Poi ci sono delle differenze tecniche. Le principali sono due. Quella più evidente è la ruota anteriore. Il cerchio passa da 21 pollici a 19. Quindi, avendo meno inerzia, è più agile nei cambi di direzione, regala un maggior feeling su asfalto, quindi si guida un po' più volentieri su strada, però rimane validissima anche nell'off-road, quindi è un dual purpose, come si nota anche dai pneumatici, va bene per qualsiasi avventura abbiamo in mente. La seconda differenza rispetto all'Himalayan è che è un po' alleggerita nella linea, ma anche nella pratica, perde infatti più di 10 kg, e questo regala ancor più agilità alla moto e piacere di guida, soprattutto nei tratti urbani. È una scrambler da città. Molto molto bella. Senti, con che tipo di accessori la si può finire? Questa è così e basta o Allora, esiste un di parabrezzino, qualcosa studiato magari per serie l'inverno? ha già il navigatore, come per l'Himalayan. Poi la parte frontale è stata volutamente alleggerita, quindi per quella parte attualmente non ho un accessorio da proporre. Rimane però una viaggiatrice, quindi oltre alle varie protezioni per il motore, ho disponibile il kit di valigie laterali che rimane invariato rispetto all'Himalayan. Su una moto così è fondamentale, credo. Sì, beh, chiaramente sposa la voglia di avventura e di viaggio, quindi per aumentare la capacità di carico ci sono disponibili le valigie Senti, in originali. attesa tu me la faccia provare, spero Sì? prestissimo. Ma è una moto con la quale puoi fare qualche viaggio o è sottodimensionata? Una domanda che, siccome a casa se la stanno facendo, dice Bob, ma ci state parlando tu e Fabio di questa moto, ma ci posso fare un viaggio o è. Mi capita spesso questa domanda. In realtà si può girare il mondo su una Vespa, su una Io ne bicicletta. vedo in autostrada, ne vedo girare l'Himalayan, questa non l'ho ancora vista, Noi, però. allora, in Europa siamo abituati al 1200 per andare a comprare il Hai giornale, perché ragione. negli anni c'è stata questa rincorsa alle grosse cilindrate, però in realtà nel mondo reale
le potenze necessarie sono decisamente più basse. L'Himalayan è una moto perfetta per fare qualsiasi cosa, anche il viaggio. Ha tutto vantaggio dei consumi. È evidente che è un monocilindrico da 410 cc, quindi non ha le prestazioni di una moto ammiraglia, ma raggiunge tranquillamente le velocità di codice e ci permette di viaggiare in tranquillità e serenità e spensieratezza proprio a quelle velocità. Quindi non ha limiti di sorta. Le vibrazioni sono praticamente assenti, quindi rimane una moto perfetta anche per i lunghi tragitti, non ci stanca e quindi è davvero da tuttofare per eccellenza. Ricordiamo che il rapporto qualità-prezzo è pressoché imbattibile per una moto del genere, quindi se siamo avventurosi, appassionati di motociclette, è sicuramente la moto giusta, a prescindere dalla cavalleria di cui dispone. Certo, questa è il prezzo di questa, quant'è, Fabio? Questa parte da 5.000 euro per la versione base proposta in grigio opaco con diversi dettagli in azzurro, rosso o giallo, e poi ci sono due versioni bicolor, una nera e grigia lucida con dei dettagli color celeste, e questa è la mia preferita, fa molto Parigi-Dakar anni 80. Giusto, giusto. È la bianca e rossa che ho qui in negozio. Stupenda, io non voglio parlare di altri marchi, però guardando questa moto mi torna in mente il GS prima serie, quello che ci faceva Sì, impazzire quando avevamo 16 anni e non assolutamente. potevamo averlo, e ci rivedo quella moto lì e godo, posso dirtelo. Assolutamente, questa fa molto Marlboro Team, Sì. borraccia nello zaino e parto senza destinazione. Poi tanto c'è il navigatore di serie che ci riporta a Che ci casa può se ci portare a siamo casa, persi. l'unica concessione, diciamo, alla stratecnologia. Senti, per le altre Sì. invece, Beh, le altre moto da gamma? c'è il best seller Meteor 350, praticamente nella top 10 dell'immatricolato del primo trimestre in Italia. A ogni incrocio è impossibile non vederne almeno una. C'è la variante Classic 350 con cui condivide motore e telaio, ma abbiamo Che è questa? esatto, un cerchio Scusa, posteriore di maggior diametro, la quindi sollevo per farla vedere un po' meglio, certo. certo. Ha una guida definita maestosa perché è un po' più alta di sella rispetto alla Meteor, che è una Chrysler a tutti gli effetti. E questa è un'altra moto iconica, sostituisce la vecchia Bullet 500, moto con la quale Royal è diventata famosa in tutto il mondo. E salendo di cilindrata abbiamo già descritto Scram, che parte dalla base tecnica dell'Himalayan, altra moto iconica, e poi il bicilindrico Interceptor Continental GT, che continua a fare breccia nei cuori di tutti gli appassionati di motociclette, perché sono stilosissime, bellissime, e in questo caso salgono anche le prestazioni. Un bicilindrico da 50 cavalli, 6 rapporti, frizione antisaltellamento, quindi siamo ad armi pari con i competitor europei, tant'è sono moto studiate in Europa proprio per competere e piacere motociclisti europei, ed è forse la loro moto più completa. Con 50 cavalli siamo Certo. davvero a chiudere il cerchio per quanto riguarda le prestazioni. Addirittura in India, in Inghilterra, esistono campionati monomarca con la Continental GT a dimostrazione della bontà ciclistica della moto, che rimane assolutamente umana. Chiunque, anche se ha le prime armi, può godere la guida di una moto come questa, però ha sufficiente appeal anche per chi ha qualche prurito, diciamo, nel polso, perché comunque di sostanza ce n'è tanta. Certo. E poi hanno quel gusto lì che le altre non hanno, perché basta guardarle per rendersi conto che c'è un sapore che non è imitabile. Assolutamente, assolutamente. Adesso queste moto, chiodo di pelle, occhiali vintage, praticamente qualsiasi strada diventa una passerella. È chiaro, Assolutamente come sì. dicevo all'inizio, lo stile di queste moto è assoluto protagonista. Sulla scheda tecnica poi abbiamo tanta sostanza senza fronzoli, perché è evidente il tutto è ridotto a ciò che è realmente necessario per coltivare lo spirito del motociclismo, per confezionare un pacchetto al prezzo più conveniente possibile, perché Bellissimo. parlando delle bicilindriche, si parte da 6.600 euro per una moto forse perfetta per il mondo moderno. Assolutamente sì. Ci sono tanti gadget, abbigliamento, i caschi, hai parlato del caschettino, no? E sei pronto a partire con l'occhiale classico, Sì, elastico e sì. pelle. E qui trovi tanti di quegli oggetti anche per personalizzarla. Qualora non vi piacesse di serie, in maniera sufficiente potete addirittura personalizzarle. Poi le colorazioni, Fabio, qui per diventare pazzo, per soddisfare le vostre richieste, le vostre esigenze. Fabio, vuoi ricordare, c'è un sito di Pogliani, poi si entra Sì, nel... ovviamente ci trovate su praticamente tutti i canali, dai social che forse sono i più utilizzati ora, ai canonici siti internet, quindi sia Pogliani sia un sito dedicato al negozio.
Ovviamente il mio indirizzo email, trovo il tempo per rispondere a chiunque. Se invece volete telefonare al centralino di Pogliani, il tasto 8 mette in collegamento la telefonata con il negozio Royal Enfield. Sono praticamente sempre qui e felicissimo di aiutare qualsiasi appassionato. Bene, finalmente uno bravo, non come Gloria, che proprio è, finalmente, ah sei qua, non ti avevo visto Gloria. Fabio, bravissimo, complimenti, grazie, ci vediamo presto, grazie, fammi provare qualcosa. Assolutamente, esatto. Faccio il pieno e partiamo. Dai, ok, ciao.